Proseguiamo verso il Tokyo Plaza. Ok, Tokyo Plaza. Non sono mai stato qui. Dovrebbe esserci un negozio nuovo di zecca. Ok, vediamo allora questo nuovo negozio. Che cosa nascondi? Top of Top, Petit e Asia Fantasia. Ah, roba un bel po' varia. Cordog, vaso di takoyaki, banana fritta e il piatto di panipiru. Allora, uno di stile, tre attacco, tre attacco, tre di difesa, due di difesa. Ok, farei tre giri di questo al prossimo giro per tutti e tre. Va bene, vediamo gli altri negozi invece se hanno qualcosa di nuovo per noi. Hanno le scarpette di cristallo, carino, inferno di laser. Io l'avrei chiamato inverno di laser, però vabbè, ci sta. Si evolve? Non si evolve, fa il raggio di ghiaccio. Può essere utile, prendiamola. Probabilmente ce le darà qualche nemico, ne sono sicurissimo. Ho appena realizzato che mi sono rimasti 49 yen. Ok, grazie. Vediamo l'ultimo negozio invece che cos'ha per noi. Ok, ha una cover per il cellulare di Mister Miao. Ok, aumenta punti esperienza e PS. Ok, non è male. 100 di stile. Un pelino alto, ma si può fare. Potenziamento di PF per Fret. E occhio al tempo. Mostra quanto tempo è trascorso. Ok, ma no, non è così utile. Ti ringrazio. La cover, ok, la cover può essere utile. Vediamo se c'è qualche nemico. C'è il maiale qua. Bene, bene, bene. Stavo giusto per dire, vediamo se c'è qualche nemico. Ah, oh. Si può saltare. Allora, avevamo ottenuto l'abilità di saltare alcuni ostacoli, ma fino ad ora non mi era mai capitato di riuscire a saltare nulla. Ok. Oh, cacchio. Allora, proviamo, ecco, a indebolirlo, sperando di non beccare anche l'altro. Vai via da lì, per favore. Ok, quanto gli è rimasto di vita all'altro? Ok, vi potete avvicinare, per favore? Dai, vi devo uccidere tutti e due assieme. Ok, credo ci sia andata abbastanza di culo perché il maiale bianco è stato preso dal muro di fulmini. L'altro l'abbiamo ucciso con la spada, quindi c'è andata bene, ma proprio per filo. E ok, va bene. Wow. Abbiamo... Ah, posso saltare di sotto. Che bello. Ci servirà qualcosa questa abilità? Non lo so. Vediamo. Qual è il tuo problema? Yeah. Ah, perché sbaglio sempre? Cavolo, devo sbrigarmi. Non ho tempo. Wow, sembra proprio che quel tipo non sia messo bene. Peccato che non possiamo aiutarlo ora. Forse potremmo formulare un giudizio quando avremmo scoperto la cagione della sua sofferenza. Non riesco a volgergli le spalle e ignorare la grave condizione in cui versa. Ok, allora facciamo una scansione per vedere che cos'ha e poi decidiamo se aiutarlo. Ci sto. Va bene, qual è il tuo problema, frate? Credevo fosse una figata pagare in contanti un anello per il suo compleanno. Che stupido, ora il mio portafoglio è sparito e i soldi pure. Ah, ottimo. Ottimo, sappiamo dov'è il tuo portafoglio. Ok, non possiamo fregarci di questo ragazzo. Ha perso il portafogli. Concordo. Abbiamo trovato un portafogli nel vicolo. Si tratterà del suo? Sarebbe una coincidenza provvidenziale. Sì, non abbiamo scoperto chi l'ha perso. Forse è stato lui. Beh, possiamo imprimergli l'idea di andare dove l'abbiamo trovato. Una strategia avveduta. Dobbiamo solo capire cosa dire. Potrebbe rivelarsi efficace spingerlo nella direzione del vicolo. Giusto, forse possiamo anche usare alcune delle parole di prima. Proviamoci. Che poi, cioè, non è che è una lista di parole, tu basta che le pensi e sai che devi dirgli quelle parole. Allora, vicolo... scusami. Perché? Perché portafoglie di qua e vicolo di qua? Cioè, perché sono nella stessa fila? Boh, facciamo vicolo e comprare?
Vediamo se funziona. Cioè, io avrei fatto vicolo portafogli. Però va bene così. Mi lamento per il nulla. Dovrei comprarlo nel vicolo. Aspetta, comprare cose. In quale vicolo devo riprendermi? Vedi, a sto punto, cavolo, ci mancava pochissimo. Forse possiamo esprimerci un pochino più chiaro. Sarebbe più chiaro mettere vicolo portafogli. Tu hai detto il portafogli è nel vicolo. Vicolo e portafogli comprare? Proviamo così. Perché io non ho altre parole. Vediamo. Non ho scelto, devo comprare un nuovo portafogli. Prendo qualche banconota al mio portafoglio. Ehi, aspetta. Lo so che non è la parola giusta. Grazie al cazzo, Fred. Abbiamo una lista di parole gigantesca e le uniche parole che prendiamo sono vicolo e portafoglio nella stessa linea e non possiamo usarle assieme. Complimenti, gioco, grazie dell'aiuto. Vabbè, vediamo che cosa succede qui al centro. Però prima, ecco, volevo vedere se c'erano altri negozi o comunque in generale qualcun altro da aiutare o meno. Oh, il negozio per gente ricca questo. Vediamo, tempesta psichica. Ah, carina. In Super Bersaglio i nemici circostanti con una pioggia torrenziale possibile atterrare il nemico. Ok, non è male. Se poi è autolock sul nemico, questa roba potrebbe essere interessante. E non si evolve. Mentre gioco perfido, carino, tocco rapido, sparo un attacco folgorante al bersaglio, attacca a diventare una catena se i nemici sono vicini, possibilità di una modesta scossa al nemico. Ok, questa è carina, costa 100.000, è un po' tanto, ma non è male, non è male. Dovrei provare un attimo a tornare al vicolo e vedere se qualcuno mi può dare qualche parola, ma... Cavolo, scusami, ma noi le parole ce le abbiamo già che possono stare assieme. È il gioco che non me le fa mettere assieme. Non ha senso. Boh, vabbè, guarda. Let's have a look. Vediamo se magari... Aspetta un secondo, a parte che c'è un rumore blu. E mi conviene andarlo a prendere. Eccolo qua. No, non scappare. Facciamo un po' di catena perché siamo a corto di soldi. Allora, mi sono appena reso conto che la spilla che abbiamo dato a Nagi non è per niente male. Si può utilizzare benissimo. Il problema al momento cos'è? Che preferirei utilizzare una spilla del genere quando abbiamo ancora Minamimoto. Perché così, con uno carichiamo e poi spariamo i missili. Con l'altro magari... tiriamo di nuovo fuori una spilla come quella che avevamo prima del raggio mortale. E almeno ci gestiamo un po' di colpi sparati in contemporanea mentre uno carica l'altro. Il problema adesso è sperare che questa, ecco, che la medusa non si divida nuovamente. Madonna mia, basta dividerti. Sto scontro durerà un casino. Guarda quanto si stanno dividendo. Dannazione a voi. Ah, basta. Oh, ce l'abbiamo fatta. Non finivano più, dannazione. Il problema è che anche qui nel vicolo, a parte che non mi esce più il prompt per il portafoglio, ma non c'è nessuno che effettivamente parla di gioielli o di altre cose. Il dubbio è che ci manca ancora una parola e probabilmente dobbiamo proseguire per ottenerla. La stupidità, come ho detto, è che le parole ce l'abbiamo, abbiamo portafogli e vicoli, ma se è il gioco che ti impedisce già di usarle insieme, voglio dire. Vabbè, proseguiamo per il momento. Andiamo qui al centro della strada e vediamo cosa succede. Secondo me finiamo la giornata. Quanto ci fai? È un camaleonte. Secondo voi stiamo cercando questo? All'area di essere un bersaglio. Dunque, una zuffa è quanto mai inevitabile. Magari Minamimoto fosse qui per aiutarci. Ma non c'è, quindi dobbiamo cavarcela da soli. Giusto, andiamo. Avrei dovuto cambiare la spilla per Nagi prima. Prima di fare questo sconto avrei dovuto cambiarla. Stupido io che non ci ho pensato. Va bene, otteniamo comunque un buon risultato.
Dobbiamo tirare giù prima quella cacchio di medusa. Oh, beccati questo. Urca troia, che dolore magistrale. E non abbiamo più colpi da sparare. Oh, qualcuno salvi Rindo. Minchione. Porca miseria. Mamma mia, che colpo che ha tirato. Non abbiamo abbastanza colpi. Aia, madonna mia, bastardo. Let's keep it up. Perfetto. Calmo. Ecco, lo sapevo. Dai, l'avevo evitatissimo. Sei una bugia con le scarpe, tu. Beccati questo. Stiamo per morire, quindi. Arca miseria. Via. Ah, qua me la sono giocata male fin dall'inizio. Qua l'abbiamo giocata male fin dall'inizio. E dobbiamo cambiare la spilla. Dobbiamo cambiare la spilla, nonostante quella lì di Nagi non sia male. Non va bene, non va bene. Lui resiste all'elettricità. Lui resiste all'elettricità. E fino a qua ormai l'abbiamo capito. Direi di puntare al ghiaccio. Almeno lo teniamo giù. Mi sembra che la spada d'acqua non faccia abbastanza danno a quel nemico, però sembra utile. Dobbiamo cambiare questa qui per fretta. Potrei mettergli la bomba. Potrei mettergli la bomba. Oppure mettergli questo. Mettere questo e sperare. Sperare nella buona sorte. Ritentiamola. Come ho detto, dobbiamo tirare prima di tutto giù la medusa. Se tiriamo giù subito la medusa, almeno evitiamo nemici che si possono replicare. Via. Niente. Perfetto. Aia. Via da lì. Niente, quando quella cavolo di quel cavolo di coso diventa rosso, faccio una fatica terribile a evitarlo. 1, 2, 3. Ecco fatto. Addio. Ok. Niente più medusa, niente più ranocchia. Aspettiamo. Ti sarebbe piaciuto, eh? Dove sei? No foes can fell me. Or me. Don't forget about me. You're done for.
E ciao, a questo giro ho tutte spille che ti possono bloccare, mio tesoro. Dai, ripuntami. Via. Dai, Fred, però che cazzo, non ti dovevi avvicinare. Sei stupido. Via. Dove sei? Dai, arriva al 100%, cavolo. Dai. Dove sei? Via. C'è da dire che quando avevamo Minamimoto nel gruppo ce la mettevamo tutta per fare i 100%. Uff. Dai, riappari. Via da lì. Ah, cavolo. Ho sbagliato il tempo di salto qua. Ci abbiamo messo un po' a farlo fuori. È stata una battaglia abbastanza dura. Vero anche che stiamo giocando in modalità difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Mi aspettavo almeno una spilla, non ti dico unica, ma almeno una spilla da boss. Cacciatore. Hai eliminato 1500 nemici, cioè preciso preciso quest'ultimo nemico era il 1500esimo. Madonna mia, che culo. Rin dude, the target. Era lui? No, è riapparsa lei e abbiamo finito la giornata. It appears she holds a pin in her hand. Cling! One which serves as a reward for vanquishing the day's target. Duh! Huh? They're in! Having slain today's target in record time, the Ruinbringers start on top. Wait, you're with them? Ne dubito. I am Tsukumi Matsunai, the Ruinbringer. E invece... Sono Tsukumi. Seriously? I thought you'd all be a bunch of beefcakes like the big guy. Yeah, same. Wait? So, Tsukumi, did you take down that noise all by yourself? Yes. E allora perché l'abbiamo combattuto anche noi? Scusami, se l'abbiamo già eliminato. Clink! Have we met before? In una delle tue visioni. It definitely feels like we have. Cos'è tua sorella e non lo sai? Is this a staring contest? Do you know each other? Is she that swallow friend of yours? Huh? No, I don't think so. Right? There's no way. What's this? Today's mission wasn't enough for you? Chi è? You wanna go another round? Hey there, Shokidoki. E la sciocchina. I'll allow it. Somebody's gotta keep things interesting around here. Dai, ti prego, fammi combattere. No, dai, volevo combattere. Mi sarebbe andato bene. And I was just about to grab myself some popcorn. Glad you're having a good time. Are you kidding? It's a laugh riot. I mean, you completely bungled your way through day one. And you got point sniped. Ovviamente. Did you just come to make fun of us, or... As if. I'm here because it's my job, dummy. Well, we're done here, so you can leave now. Oh, you know, maybe I should grab that popcorn after all, since you're so salty. Ha ha. And what about Neku? Did he swoop in to save your sorry hides again? Huh? How do you know about that? Perché sono un demone. Everyone knows about that little stunt, sweetie. So, did you see him? Nope. No. Not today, at least. Huh, bummer.
Well, my work here is done, so I'm out. Later, losers. Mm. Tanto sicuramente lo incontreremo, il vero Neku. She, like her fellow Reapers, seemed particularly concerned with Neku. Which means tutti i demoni lo sono. Bothering us for information. They've already started. Yeah, I guess you're right. Man, I can't believe the Ruin Bringers are winning from day one. Ed è colpa nostra che non facciamo mai attenzione. She didn't look like much of a fighter. She is a most peculiar case. A creature of the light who aligns herself with the darkness. Kingdom Hearts. The fluffy familiar she kept at her side was equally intriguing. Che era il gatto. She barely said a word and you've already got a pretty good read on her. I don't believe I was speaking to you. Come al solito. My bad. Has this fool developed a resistance to my attack? There's something about that girl. I can't put my finger on it, but she seems different. Dagli occhi, forse? I can't shake the feeling that I've seen her somewhere before. Her face is so familiar. Andavate a scuola assieme. Alice is on par with that of Suzukichi. She's formidable indeed. Then let's hope they're just a two-man army. I don't want to imagine any more of them. Io la butto lì. Mi sembra, a parte che potrebbero essere qua da moltissimo tempo i Ruinbreakers, ma mi sembra assurdo che sappiano sempre per primi dove, come e quando. Devono avere un informatore. È palese. Non penso sia sciocchina. Non penso sia sciocca. Non penso neanche sia la tipa, quella con i capelli lunghi con l'iguana sulla spalla. Potrebbe essere quello tutto piegato così, il vecchietto. Potrebbe essere il Game Master, ma lo metto più in dubbio lui, perché vedo più il Game Master come una figura che si diverte alle spalle di tutti e, nonostante comunque voglia mantenere più il gioco possibile, la vedo difficile che punterebbe ad aiutare una squadra piuttosto che divertirsi a vedersi ammazzare a vicenda. Certo, se i Ruinbreakers continuano a desiderare che il gioco continui, sicuramente lui si diverte, quello è poco ma sicuro. Però vedremo, c'è sicuramente una talpa nei demoni, sicuramente. Il social è stato aggiornato e abbiamo completato un altro giorno? Che bello! Lei è quella dei giorni extra del gioco originale, giusto? Penso di sì. Non ne sono sicuro, ma... Che splendida giornata! È magnifico essere di nuovo nella favolosa Shibuya, ma non c'è tempo da perdere. Ho ancora un sacco di... Ah? Che diamine sono quelle spille orrende? Fermi tutti, sono spille del giocatore, addosso Gross. Dei vivi. Wow, vorrei proprio sapere chi è il verme che ha escogitato tutto questo. Comunque, come dicevo, ho ancora un sacco di cose da fare. Dopotutto la mia cara dolce amica serve aiuto. Ah, se solo qualcuno venisse in soccorso di questa povera dolce principessa. Davvero non ho tempo per tutto il giorno, il tempo scorre, bellezza. È lei, è sicuramente lei. New game, chapter closed.